La serie Far Cry ha sempre avuto un posto speciale nel nostro cuore, come per molti altri giocatori appassionati della serie. Dopo aver scalato le vette dell'Himalaya in Far Cry 4 ed aver cacciato mammut nella preistoria di Primal, Ubisoft con il quinto capitolo della saga ci porta nella splendida località statunitense del Montana, dove un falso pastore, che si fa chiamare il padre, ha dato vita ad una setta religiosa, allo scopo di annebbiare le menti del popolo, costringendoli ad abbracciare una causa tutt'altro che divina. Come abbiamo già visto in Ghost Recon Wildlands, anche in Far Cry 5 ci ritroviamo ad esplorare una mappa di gioco suddivisa in quattro regioni, controllate dai membri della famiglia Seed, i quali possono essere affrontati ed eliminati solo dopo aver portato a termine un certo numero di missioni, riempiendo l'apposita barra del progresso in ogni regione. A differenza dei precedenti capitoli, ci ritroviamo in una mappa di gioco leggermente inferiore in termini di dimensioni, ma ricca di dettagli ed attività da portare a termine, dalle missioni principali e secondarie alla caccia e alla pesca. Portando a termine le varie attività, oltre ad incrementare la barra di progresso del boss, si ottengono punti esperienza per lo sblocco di nuove abilità suddivise per categoria, le quali consentono di migliorare il proprio personaggio ed ottenere nuovi equipaggiamenti come la tuta alare o il paracadute. In ogni regione vi sono tre personaggi di supporto da liberare, i quali dopo averli ottenuti possono essere richiamati in qualsiasi momento, sia durante le esplorazioni che scontri a fuoco per avere supporto da cielo o da terra. Il vestiario, così come i veicoli e l'armamento, può essere acquistato sia con il denaro ottenuto in gioco che con dei lingotti che è possibile trovare all'interno dello stesso, o acquistabili con denaro reale. Ogni arma può essere personalizzata e potenziata tramite l'installazione di modifiche estetiche, le quali conferiscono all'arma statistiche migliori. Gli animali cacciati o pescati possono essere venduti tramite i tanti negozi, lo stesso vale per mappe, riviste ed oggetti di vario tipo. La maggior parte degli edifici sparsi per il Montana può essere esplorata, allo scopo di recuperare materiali da vendere o utilizzabili per il crafting dell'equipaggiamento, munizioni ed altro ancora. E se la campagna non basta, potete sempre cimentarvi nella cooperativa online a due giocatori, la modalità PvP tramite il Far Cry Arcade e le tante sfide sparse per il Montana. Graficamente parlando, Far Cry 5 si dimostra all'altezza della nuova generazione di console, sia per una modellazione poligonale impeccabile che per il supporto HDR con scenari vivi e dinamici, luminosi e dettagliati. Eccelsa la sceneggiatura, con una colonna sonora che si sposa alla perfezione con il country ricreato da Ubisoft, a dimostrazione di come la serie, a distanza di tempo, riesca ancora una volta a conquistare i videogiocatori, occupando un posto speciale nel cuore degli stessi.